Con le candele tra le mani, in attesa della benedizione, si raccolgono i fedeli nel giorno della Candelora. Nelle diverse parrocchie, infatti, è stata celebrata la giornata che ricorda la presentazione di Gesù al Tempio e che avviene esattamente 40 giorni dopo il Natale. E così, anche nella parrocchia di San Paolo, infatti, si accendono e benedicono le candele e si effettua una piccola processione sino all'altare. Si festeggia la presentazione di Gesù al Tempio. Ecco, dopo il Natale sono trascorsi 40 giorni e Maria e Giuseppe, ecco, compiono questo rito, cioè portare il primogenito al Tempio per offrirlo al Signore. È una cosa molto interessante, ecco, dal Vangelo che viene proclamato, che proprio racconta questo episodio, e anche l'atteggiamento di Simeone e della profetessa Anna, che si recano al Tempio. E proprio la scrittura, il Vangelo dice, Simeone fu mosso dallo Spirito. Ed è una bella, ecco, un aiuto per noi, per la nostra vita. Noi oggi viviamo, ecco, in una società che cerca, le risposte con la propria ragione, siamo molto razionali. E invece Simeone si lascia guidare dallo Spirito e lo Spirito lo conduce, ecco, al Tempio dove si incontra con il Salvatore, con Gesù Cristo, che è la luce del mondo. In passato si celebrava anche la cerimonia di purificazione della madre, persino Maria infatti andò al tempio in segno di ubbidienza e umiltà nonostante non fosse obbligata. La festa della Candelora è presente però anche in altre confessioni religiose e ci sono numerosissimi proverbi in dialetto in giro per l'Italia legati alla tradizione e per lo più all'aspetto climatico che incide sui pronostici di fine inverno. La devozione cristiana invece celebra Gesù, luce per illuminare le genti, così come lo chiama il profeta Simeone. È in questo momento storico che stiamo vivendo anche di confusione, di paura a causa della pandemia, ecco, siamo chiamati veramente a lasciarci guidare dallo Spirito per arrivare a Gesù Cristo e Gesù Cristo certamente viene a illuminare le tenebre della nostra vita. E la parrocchia si è riunita insieme proprio per celebrare questo momento importante di incontro con il Signore. E il Signore certamente viene, e in modo particolare ogni qualvolta celebriamo l'Eucarestia, ecco, Gesù si fa presente in mezzo al suo popolo.